Ciao a tutti, oggi inauguriamo una nuova rubrica dedicata ai cereali. I cereali sono uno di quegli ingredienti, uno di quegli alimenti che utilizziamo spessissimo e che spessissimo ci chiedete come cucinare. Iniziamo subito quindi dalla quinoa, che come sapete non è un cereale vero e proprio, però ormai è entrato nell'uso comune chiamarlo così, e anche perché si utilizza e si cuoce in realtà come la maggior parte dei cereali. Quindi iniziamo subito dalla quinoa e vi faccio vedere come si prepara. La quinoa la cuocio sempre solo a volume, questa è una mia comodità, e quindi considero sempre una parte di quinoa con due parti di acqua. Questa è la regolina standard e vale su tutti i volumi, quindi potete utilizzare tazze, bicchieri, tazzine, quello che volete. L'importante è che rispettate una parte di quinoa e due parti di acqua, tre parti di acqua se la volete fare stracotta, che vi rimane quasi cremosa, quindi che va bene per le zuppe, per delle polpette. Però in generale, ad esempio, se ci volete fare delle insalatone, una parte di quinoa e due parti di acqua va benissimo. Io infatti l'ho già messa all'interno di un misurino e ne andrò a mettere quindi due di acqua. Per avere un'idea sulle quantità, considerate che la quinoa che vi entra più o meno in una tazzina da caffè, le tazzine sono orientativamente tutte uguali, quindi il volume di una tazzina da caffè equivale orientativamente a una porzione. In ogni caso, se volete fare le cosine un po' più precise, potete pesarla e pesarne 60 grammi a persona, a porzione. Allora, la prima cosa che si va a fare dopo aver pesato o volumizzato la nostra quinoa è quella di sciacquarla. È importantissimo perché la quinoa è ricoperta dalle saponine, quindi una volta sciacquata sarà sicuramente meno amara, e comunque sono sostanze che non vanno benissimo da mangiare. Quindi la sciacquiamo, la mettiamo in un passino e poi la andremo a cuocere normalmente. Quindi abbiamo messo la quinoa nella pentola, adesso aggiungiamo due volte il volume di acqua, uno e due. Io la faccio sempre in una quantità un po' più abbondante perché in frigorifero la quinoa si mantiene davvero molto bene. La mettete in un contenitore, chiudete con il coperchio e 4-5 giorni rimane praticamente intatta, quindi la potete utilizzare per dei pranzi d'emergenza mettendo dentro altri ingredienti, delle insalatone, delle polpette. Come dicevo prima, è un cereale comodissimo. A questo punto non ci rimane che mettere quindi tutto quanto sul fuoco. Io aggiungo soltanto una presa di sale. Mi raccomando, coprite sempre con un coperchio. Come vedete, la quinoa ha assorbito tutta l'acqua di cottura, è venuta perfetta. Ha cotto 15 minuti. Come vi dicevo, la quinoa è comodissima da conservare, l'importante è che non ci sia acqua di cottura, quindi mi raccomando fate attenzione che sia ben scolata. La vado a mettere in un contenitore e quando sarà ben fredda, questa è un'altra cosa importantissima, la posso coprire, quindi chiudo e questa la metto in frigorifero e si manterrà bene per 4-5 giorni. Io vi consiglio davvero vivamente di introdurre la quinoa nella vostra alimentazione se ancora non l'avete fatto. Questo perché, oltre che essere super versatile, come avete visto, e comodissima da utilizzare, ha anche un ottimo profilo nutrizionale. La quinoa, come ormai sappiamo tutti, è ricca di proteine. Un altro vantaggio è che la quinoa è completamente senza glutine, quindi può essere consumata tranquillamente da tutte le persone che sono celiache o sono anche intolleranti al glutine. Quindi mi raccomando, introducete la quinoa nella vostra alimentazione. Ora sapete anche come si cucina e sul sito e sul canale trovate tantissime ricette con appunto all'interno la quinoa, quindi mi raccomando, date uno sguardo e mettetevi all'opera. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così come sempre mettete un bel mi piace, e spero anche che l'idea di conoscere meglio tutti quanti i cereali vi piaccia.
Appunto, mettete un mi piace, fatecelo sapere, così ne arriveranno tanti altri proprio dedicati al resto dei cereali. Vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!